Parlare dell'origine artificiale del virus della SARS-CoV-2, cioè della Covid-19, è l'eresia indicibile. Ricordiamo tutti quanti che a ogni tentativo di capire se fosse di origine artificiale, c'è stata una reazione vistosissima, un fuoco di sbarramento contro chi provasse solamente a ipotizzare questa eventualità. Ricordiamo tutti quanti la famosa puntata del TG Leonardo del 2015, che ritrovata segnalava appunto la possibilità che si potesse avere un'origine artificiale del virus, ma fu bersagliata da finti debunker, cioè da debunker che portavano finte argomentazioni. Quella puntata non voleva dimostrare che quel virus del 2015, un incrocio fra virus di topo e virus di pipistrello, fosse quello dell'attuale Covid-19. Mai inteso dire questo. Quella puntata voleva semplicemente mostrare come fosse possibile ottenere una chimera, cioè un virus ibrido fra due virus diversi. Questo era il contenuto, ma si è attaccato qualcosa che non si voleva dire per mettere da parte questa scomoda ipotesi e tacciarla come complottismo. Bene, non era esattamente questo appunto che si intendeva dire. Si voleva portare l'attenzione sulla possibilità di ottenere virus artificiali. L'attività del centro di Wuhan, del resto, è nota, era nota all'epoca come appunto un luogo in cui si studiavano simili, combinazioni. Poi, per mettere a tacere tutto, è arrivato un articolo di Nature, un articolo nel quale si afferma che è dimostrato definitivamente che l'origine sia naturale. Abbiamo anche su Medical Facts con un tweet di Burioni, il quale appunto dice che dopo l'articolo di Nature sono tutte scemenze le ipotesi di un'origine artificiale. Ma qualcuno l'ha letto questo articolo? No, perché se andiamo a leggere cosa dice veramente l'articolo di Nature, ci accorgiamo che è un'affermazione più o meno tautologica, dove a un certo punto si afferma che è molto improbabile. Notare bene, improbabile che sia di origine artificiale perché probabilmente è frutto di una evoluzione naturale. Capito bene? È una frase, praticamente una tautologia che non dimostra assolutamente nulla se non la convinzione dell'autore che sia di origine naturale. Questa è la base su cui tutti quanti poi hanno detto che era definitivamente dimostrata l'origine naturale del virus. Arriva nello stesso articolo una sequenza, viene mostrata nello stesso articolo la sequenza del genoma del SARS-CoV-2, dove a un certo punto compare una sequenza di aminoacidi particolari, pochissimi aminoacidi, che vanno a creare un sito per il crivaggio, cioè la proteina con il quale il virus si lega e poi entra dentro cellule colpite, viene attivata tramite un taglio che avviene proprio in quel punto. E con questa introduzione si potenzia moltissimo l'efficacia del virus. Mentre nell'articolo su Nature questa introduzione di questi aminoacidi viene fatta passare come semplicemente naturale e ovviamente naturale, abbiamo adesso l'intervento del professor Joseph Tritto che riporta quello stesso esatto punto del genoma del SARS-CoV-2 dicendo che proprio per il fatto che quel tratto non compare né nel virus del pangolino né nel virus del pipistrello che vengono dichiarati all'origine del SARS-CoV-2, questo inserimento che non si sa bene dove possa essere avvenuto in natura, perché non viene spiegato dai sostenitori dell'origine naturale, sarebbe invece un forte indizio a favore di un intervento di ingegnerizzazione. Quegli interventi che appunto si fanno in centri di massima ricerca livello 4, come quello di Wuhan, per ottenere ricombinanti, per ottenere virus nuovi da studiare. Questa è l'affermazione di Joseph Tritto, che per questo già inizia a essere messo
alla gogna, insultato nonostante abbia titoli di assoluto rispetto per parlare. Infatti lui, più che un virologo, si occupa di nanobiotecnologie, esattamente quello che fanno i ricercatori che modificano i virus, quindi è esattamente il suo campo di competenza. Le sue cattedre presso prestigiose università ne sono la conferma, per cui questo tentativo di colpire ad personam tritto sembra assolutamente destinato a spegnersi nel nulla. Quello che emerge da questa storia è che c'è questa intoccabilità del dogma dell'origine naturale. Per quale motivo non si vuole andare fino in fondo? Del resto non viene insinuato che sia stato sparso appositamente tritto, ed è l'idea che sia stata una fuga accidentale dai laboratori, per cui tutto sommato non ha neanche implicazioni politiche particolari questa affermazione. Ma allora la domanda rimane: per quale motivo ogni volta che si parla di una possibile e realistica, vediamo, sintesi artificiale del virus, si scatena un fuoco di sbarramento contro chi avanza questa ipotesi? Possiamo certamente fare una considerazione. Se il virus è di origine naturale, come ci stanno dicendo da mesi in molti, dovremmo abituarci a convivere con questa nuova realtà, dovremmo abituarci a una nuova normalità. Quindi, nel caso di origine naturale, tutta una narrazione di nuova normalità, di dover convivere con continue epidemie naturali, sta in piedi. Ma nel momento in cui dovesse saltar fuori che questo virus in natura non si è formato ed era molto improbabile che si formasse spontaneamente, tutta la narrazione e tutte le conseguenze della cosiddetta nuova normalità verrebbero a cadere. Credo che questo sia un elemento abbastanza interessante su cui riflettere.